Ultima cena di Leonardo. Prima però di parlare dell'ultima cena di Leonardo, dobbiamo dire che Leonardo ha dipinto, ha fatto dei dipinti straordinari a Milano, molto pochi però, piuttosto rari. Uno l'abbiamo visto la volta scorsa, cioè abbiamo visto dei ritratti di donna la volta scorsa, per esempio la dama con l'ermellino che adesso si trova a Cracovia. Noi a Milano però possiamo ammirare un bellissimo dipinto, ritratto di musico, un dipinto a olio su tavola di Leonardo da Vinci, databile circa intorno al 1485. È conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Probabilmente si tratta del dipinto di un grande collaboratore di Leonardo da Vinci. Dovete sapere infatti che Leonardo da Vinci è stato invitato a Milano dal Lodovico Sforza, non per le sue doti di artista e neanche per le sue doti di architetto o di ingegnere, ma perché il duca aveva bisogno di un intrattenitore, di uno scenografo, oserei quasi dire. Cioè voleva che le sue feste fossero allietate e Leonardo era famoso anche per questo, perché era un abile musicista e anche un performer, noi lo chiameremmo oggi come oggi. E quindi si faceva aiutare, ad esempio, da questi musici. La cosa più bella, però, che ci affascina, ecco, guardate questo particolare degli occhi, questo ritratto di musico per me è straordinario, proprio perché la cosa che caratterizza i quadri e anche, vedremo, gli affreschi di Leonardo da Vinci è proprio la caratterizzazione dei sentimenti attraverso gli sguardi, poi vedremo attraverso i gesti. Lui è in grado di farci capire che cosa sta pensando una persona. Questo è l'autoritratto che lui fece parecchi anni dopo. E questo invece è il Cenacolo. Il duca di Milano, Ludovico Sforza, nel 1495 affidò a Leonardo il compito di affrescare il refettorio del convento milanese dei Domenicani. C'era quindi uno stretto legame tra le autorità politiche e le autorità religiose della città. Immaginò la composizione come una grande scatola prospettica. Si ha l'impressione di far parte della scena. In origine la pittura murale occupava tutta la parete. Ecco, noterete per esempio che qua era stata aperta dai domenicani una porta che dava, se non sbaglio, su un chiostro. Ecco, dovete sapere che in realtà Leonardo aveva affrescato anche tutta questa parte inferiore. E quindi noi abbiamo perso per sempre i piedi di Cristo e anche altri piccoli particolari nel momento in cui i domenicani hanno deciso di aprire questa porta e quindi quasi di tagliare, tra virgolette, questo affresco. Purtroppo però per la realizzazione non scelse la tradizionale tecnica dell'affresco, ma preferì sperimentare altre soluzioni per non essere costretto a dipingere in fretta. Queste soluzioni però si rivelarono poco resistenti al tempo. In buona sostanza, Leonardo aveva bisogno dei suoi tempi per dipingere, ad esempio con lo sfumato, i suoi volti. E invece la tecnica dell'affresco, come dice la stessa parola, impone che il pittore appunto dipinga a fresco, quando l'intonaco è ancora fresco, in maniera tale che i colori facciano tutt'uno con l'intonaco e quindi nel momento in cui l'intonaco si asciuga diventino una parte essenziale del muro, possiamo dire, no? E invece Leonardo aveva bisogno dei suoi tempi, aveva provato altre tecniche, purtroppo queste tecniche si rivelarono, come vedremo, abbastanza fallimentari, non del tutto per fortuna. Ecco, qui po possiamo vedere il documento ufficiale attraverso il quale il duca Ludovico Sforza fa una sorta di contratto con Leonardo da Vinci. Ovviamente ci sono di mezzo, dicevamo, anche i frati domenicani, i quali poi anche attraverso ovviamente le elemosine saranno in grado di pagare Leonardo insieme con il duca Ludovico Sforza.
Ecco un quadro d'insieme del Cenacolo. Siccome il Cenacolo di Leonardo da Vinci viene chiamato anche così, Cenacolo Vinciano, il museo che è a fianco della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, dove ci sono ancora oggi i frati domenicani, viene anche chiamato così, Museo del Cenacolo Vinciano. Quindi Cenacolo ovviamente sta a indicare il posto in cui si trova questo dipinto, si trova infatti nella sala del refettorio dei frati. Dobbiamo dire che questo affresco, questo dipinto, insomma, è stato sottoposto ad un restauro, ma poi adesso vedremo, perché potremo vedere alcuni dei personaggi dell'Ultima Cena, così come si presentavano qualche decennio fa e come si presentano adesso dopo il restauro. Adesso però concentriamoci su quello che è l'aspetto che ci interessa di più in questa serata, cioè il fatto che Leonardo rappresenta l'ultima cena, non secondo uno stereotipo iconografico tradizionale, ma nel momento più drammatico, quello in cui Gesù rivela ai discepoli che in quella stessa notte uno di loro lo tradirà. E rappresenta quindi le reazioni psicologiche dei discepoli, i sentimenti, i dubbi, i patimenti, la sofferenza di ciascuno dei personaggi. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro che tra l'altro poi diventa un modello. Per esempio, quando io sono andato appunto alla Pinacoteca Ambrosiana a vedere il ritratto di Musico, ho visto anche delle ultime cene di imitatori di Leonardo, perché dopo che Leonardo realizzò e fece vedere anche ai milanesi questa sua opera straordinaria, generò una sorta di emulazione in tanti altri pittori, tant'è vero che poi l'Ultima Cena fu anche restaurata in un modo grossolano proprio perché c'erano questi copiatori, insomma, di Leonardo e magari i loro dipinti erano rimasti conservati magari su tela o su legno in una maniera decisamente migliore rispetto all'originale. Quali sono le cose che dobbiamo ricordare? Anzitutto, uno l'abbiamo già detto, la tecnica fallimentare. Invece di dipingere sulla parete appena intonacata e umida, appunto questa sarebbe la tecnica dell'affresco, stende sul muro asciutto colori da lui stesso sperimentati che risulteranno non resistenti. Quindi il dipinto oggi è molto rovinato. Il soggetto, l'abbiamo già detto anche questo, è il momento in cui Gesù annuncia agli apostoli che uno di loro li tradirà. E in quest'opera particolare la varietà di emozioni che vengono ben riprese sui volti dei personaggi. Ecco, un viaggiatore illustre, sapete, non so cos'era il Grand Tour. Il Grand Tour era un viaggio che portava artisti, intellettuali e curiosi dal centro e dal nord dell'Europa in Italia, soprattutto poi dopo gli scavi di Ercolano e Pompei, il Grand Tour divenne un must presso le classi più elevate e anche le classi intellettuali, dicevamo, dell'Inghilterra, della Germania e in parte anche della Francia, un po' meno però. Bene, un certo pittore lombardo, Giuseppe Bossi, nato nel 1777 e morto nel 1815, ispirò alcune riflessioni ad un Johann Wolfgang Goethe che era giunto nuovamente in Italia ad ammirare i tesori delle nostre città d'arte. In particolar modo, diciamo che quello che aveva scritto Giuseppe Bossi fece da guida a Goethe, il quale poi scrisse un libretto che ancora oggi è disponibile, tradotto in italiano, intitolato semplicemente Il Cenacolo di Leonardo, un pamphlet di riflessioni che possono farci da guida ancora oggi, ma lui stesso riconosce anche, diciamo, di dovere molto alle riflessioni di Giuseppe Bossi sull'Ultima Cena.
Tant'è vero che vi ho detto anche un libro che ci narra, ecco, di questo legame fra gli scritti di Bossi, la guida, tra virgolette, di Bossi al viaggio di Goethe. Tra le altre cose, in questo libretto, Goethe scrisse: un grande espediente di cui Leonardo si è principalmente servito per animare questo dipinto è il movimento delle mani, al quale però soltanto un italiano poteva ricorrere. Qui vediamo proprio gli ultimi personaggi alla destra del cenacolo. Ovviamente questa è una di quelle copie, di quegli emulatori, imitatori di Leonardo, ma che ci fa capire parecchio, anche se appunto non ha la maestria di Leonardo. Ovviamente gli imitatori hanno copiato questi gesti che ci testimoniano proprio di questa passione da parte di alcuni, se non sbaglio, adesso lo vedremo, mi sembra che sia Matteo, di dare ascolto, attenzione, tensione, preoccuparsi per quello che sta dicendo Cristo. Adesso vi dico chi mi tradirà, da una parte, e Simone lo Zelota invece che con le mani rappresenta un gesto di pacatezza, di calma, di non lasciarsi trasportare troppo dalle reazioni istintive. Ma lo vedremo in maniera più dettagliata, con l'originale, diciamo. Famiglia Cristiana ha realizzato un articolo, diciamo, intervistando padre Guido Bendinelli. Padre Guido Bendinelli, che adesso ha una settantina d'anni, priore del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano, e qui in una fotografia insieme con Michela Palazzo, che all'epoca aveva 56 anni, adesso ne avrà qualcuno in più, quasi 60, direttrice del Museo del Cenacolo Vinciano, nella sala che custodisce il capolavoro. Padre Guido Bendinelli ha anche scritto dei testi, delle riflessioni, dei saggi, dei libri sull'Ultima Cena, che sono il nostro punto di riferimento per la serata di oggi. Dice, fra le altre cose, il Bendinelli: Leonardo era un agnostico, insomma uno che non ci credeva in buona sostanza. Un cercatore dubbioso, non certo un baciapile, cioè non certo un bigotto, un clericale. Però, quando si è trattato di dare espressione ai misteri della fede, lo ha fatto in maniera magistrale, con una padronanza di conoscenze, forse persino superiore a quella di alcuni teologi suoi contemporanei. Dobbiamo dire, però, che si fece aiutare dagli stessi domenicani. Cioè, nella realizzazione di quest'ultima cena, lui prese spunto dalle riflessioni, dai pensieri, dai suggerimenti, dai consigli del priore domenicano di allora e dei frati domenicani che si trovavano in questo convento. Cioè, il cenacolo fa parte di un convento, appunto, vi stavo dicendo, c'è un chiostro, no? C'è un convento dove vivono, ancora oggi vivono dei frati, i frati domenicani. E i domenicani li conosciamo, no? Sono quelli caratterizzati dallo studio, sono sempre ordini mendicanti come i frati francescani, ma caratterizzati proprio dallo studio, per esempio lo studio teologico. È come se il visitatore fosse stanato da Leonardo, dice padre Guido Bendinelli. E padre Guido individua tre grandi temi teologici. Il primo, più importante, è quello della decisione personale che ogni credente è chiamato a prendere al cospetto di Gesù Cristo e della sua parola. Ogni visitatore è, per così dire, stanato da Leonardo. Quindi Leonardo, che non è poi così, non so, un cristiano così praticante, chiamiamolo, ecco, in questo modo. E lo sappiamo, sono tante le teorie esoteriche, filosofiche, quanti fiumi di inchiostro sono stati spesi sui suoi pensieri, sui pensieri di Leonardo. Però fa con molta convinzione questo quadro, lo fa con molta convinzione anche e soprattutto, direi, da questo punto di vista. Cioè, di fronte a questa figura, a questo personaggio, che poi uno può pensarlo in un modo o in un altro, però è comunque un personaggio della storia con cui confrontarsi.
Tu come ti poni? Come si pongono questi 12 apostoli? Ogni singolo apostolo l'abbiamo già come dire, presagito, fatto presagire. Ebbene, è diverso dall'altro. Come dire, anche i visitatori, anche i frati, se vogliamo, no, che si trovavano a mangiare in questo cenacolo, possono rapportarsi con questa presenza in un modo diverso l'uno dall'altro. È come se di fronte alle parole storiche del Cristo, quindi storiche nel senso riportate da un Vangelo che è una testimonianza, poi per carità questa testimonianza può anche essere stata, non so, trasfigurata, eccetera, però è comunque una vicenda storica, no? In verità vi dico, qualcuno di voi mi tradirà. Ogni uomo è chiamato a reagire, reagisce a suo modo, che è un modo totalmente diverso l'uno rispetto all'altro. Pietro rispetto a Giovanni. Pietro è quello più impulsivo che dice: ma qualcuno mi tradirà, prendo il coltello e lo voglio ammazzare. Giovanni, invece, col suo atteggiamento, è come se dicesse di voler stare ancora più vicino, affettuosamente, a Cristo, il discepolo che lui ha amato, no? Di più, no? E abbiamo già visto la differenza fra Andrea e Simone lo Zelota. Andrea che incita, no, a prendere posizione in maniera piuttosto, come dire, rapida, veloce, impulsiva, istintiva, e Simone lo Zelota che invece invita a frenare gli impulsi, a usare maggiore prudenza. Ogni uomo è chiamato a reagire. L'artista raffigura questa gamma di reazioni attraverso i moti dell'animo dei 12 apostoli, la loro postura e soprattutto la gestualità delle mani, ora stizzita, ora nervosa, ora impaurita, un tratto caratteristico di italianità che, come abbiamo già visto, era stato colto da un importante visitatore, cioè Goethe. Il secondo aspetto sottolineato da Padre Guido è l'applicazione rigorosa della prospettiva, che non è solo un espediente tecnico, ma un profondo significato religioso. L'uso della prospettiva, dice Bendinelli, è funzionale a far sì che tutto converga nella figura di Gesù, che si staglia al centro della tavola. È quello che i padri della Chiesa e San Paolo chiamano la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose, ossia la riassunzione di tutta la vicenda umana nell'unico capo e maestro in grado di redimere la nostra umanità. Lui l'ha resa Leonardo, questo Leonardo agnostico, esoterico, eccetera, l'ha resa con una chiara prospettiva cristocentrica. Infine, Padre Guido vede nel cenacolo un memoriale riattualizzato dell'ultima cena, perché non dobbiamo dimenticarlo mai, per secoli e secoli i frati hanno mangiato in questo refettorio, in un certo senso era come se mangiassero al cospetto di Cristo. Con questo capolavoro, spiega appunto Bendinelli, Leonardo rese i frati domenicani che qui mangiavano, in quello che era l'antico refettorio del nostro convento, commensali di Cristo e suoi contemporanei, contemporanei di Cristo. Anche oggi ci fa entrare nella scena del Cenacolo e diventare attori insieme ai 12 che furono i protagonisti storici accanto a Gesù. Questo non vuol dire che non ci siano, che non ci possano essere significati esoterici. Ad esempio, la storica dell'arte Mariella Carossino dice che Leonardo ha scelto l'anguilla, che viene rappresentata su questa bella tavola imbandita e quasi perfetta, perché simbolicamente l'anguilla è considerata un misto tra serpente e pesce, segno di vitalità e forza creativa che preannuncia una grande trasformazione spirituale. Il serpente cambia la pelle, per esempio. E molte sono state le interpretazioni di pani, coltelli, bicchieri, tovaglia, dello sfondo naturale delle vesti e dei colori delle vesti di questa ultima cena, sulle quali non ci soffermeremo, anche perché non sono comunque univoche queste interpretazioni. Come sempre, nei quadri di Leonardo, lo vedremo anche la prossima volta con la Gioconda, probabilmente significativamente lui lascia l'opera aperta a più interpretazioni.
La composizione, come stavamo dicendo prima, il padre Bendinelli ce lo ricordava, è simmetrica e trova il suo centro nella figura piramidale del Cristo, a cui lati gruppi di figure si muovono in direzioni contrastanti. È molto bello però questo Cristo piramidale perché allarga le braccia. Sono state fatte tante ultime cene in precedenza, ma non con un Cristo che allargava così le braccia. Probabilmente quasi quasi con un intento di allargare le braccia all'uomo. Ecco lo schema identificativo dei personaggi. Partendo da sinistra abbiamo San Bartolomeo, San Giacomo Minore, Sant'Andrea. Poi abbiamo Pietro, Pietro dietro Giuda. Come sappiamo, Pietro e Giuda hanno qualcosa in comune. Tutti e due hanno tradito Cristo, a dire la verità, non solo Giuda. Poi c'è Giovanni, che è l'apostolo più vicino al Cristo. Poi c'è Cristo, Gesù al centro, e gli altri sei a destra, che sono Tommaso, quello famoso che vuole mettere il dito. Anche stavolta Tommaso ha il dito alzato in maniera significativa. Giacomo Maggiore, o San Giacomo, ecco, quello che conosciamo come San Giacomo, San Iago, Santiago, eccetera, noi anche europei maggiormente. Filippo, Matteo, ecco l'ultimo terzetto di cui vi ho già preannunciato qualcosa, cioè Matteo, Taddeo e infine Simone lo Zelota. Eccoli qua, i 12 apostoli così come appaiono, con il loro nome scritto sopra in modo tale che possiate utilizzare questo schema per seguire anche la nostra lettura di quest'opera, che cercherà di farci riflettere appunto, soprattutto sui sentimenti e le reazioni degli apostoli. Cosa scrive per esempio Federico Borromeo? Ma sì, proprio lui, il famoso cardinale Federico Borromeo, di cui parla Manzoni, soprattutto nel 22° capitolo dei Promessi Sposi, facendo una sintesi della sua vita, e nel 23° invece spiegandoci come è stato in grado addirittura di convertire l'innominato. Scrive Federico Borromeo che prima abbiamo parlato della Pinacoteca Ambrosiana. Sappiamo bene qual è stato il ruolo di Federico Borromeo, ce lo dice anche Manzoni in quel 22°, no? Per la Pinacoteca Ambrosiana, per l'apertura della Biblioteca Ambrosiana. Appunto, fatela visitare questa biblioteca, no? Quella dove c'è il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, no? Scrive Federico Borromeo: il suo merito maggiore sta nella rappresentazione e varietà degli affetti. L'artista non ha espresso solo la sofferenza e le lacrime, come chiunque sarebbe stato in grado di fare, ma ha raffigurato i moti dell'animo insieme a quelli del corpo, perché chi guarda attentamente il dipinto ha l'impressione di udire le parole che si scambiano tra di loro. E noi faremo questo giochino stasera. A fianco di ognuno degli apostoli scriveremo le parole che scambia con i suoi compagni. Mentre il Salvatore aveva appena finito di pronunciare quel terribile: colui che ha intinto la mano nel piatto, costui mi tradirà. Dobbiamo sapere però che nella sala del refettorio, in realtà, nella parete esattamente opposta a quella del cenacolo, c'è un altro affresco, tra l'altro conservato egregiamente, perché questo è veramente dipinto a fresco. È la crocifissione del Montorfano, che è praticamente coevo, cioè è del 1497, mentre noi abbiamo spiegato che l'ultima cena Leonardo l'ha dipinto. Ecco il problema, no? Montorfano l'ha fatto in un anno solo, in un tempo solo, in un'intonacata, non dico sola, ma per esempio come dire, chi usava correttamente l'affresco, questo lo sa bene anche Michelangelo, no? Faceva dei progetti e getti di intonaco a pezzi e poi dipingeva subito su quel pezzo di intonaco, ora, mentre Montorfano fa la crocifissione, Leonardo lo aiuta e infatti dipinge alcuni dei ritratti dei duchi che si trovano in questa crocifissione del Montorfano. Quindi non è un'opera così da disprezzare, questa crocifissione di Montorfano.
Il problema è che i visitatori, quando entrano dentro la sala del refettorio, usano il 99,9% del tempo a disposizione magnetizzati dal capolavoro. Questa è un po' la piantina, no? Dove si può intravedere la chiesa, il convento, il chiostro di cui vi ho parlato prima, e anche questa sala del refettorio, dove si entra qui, numero 5, l'entrata è il centro della sala, e poi appunto numero 7 il cenacolo e numero 6 la crocifissione di Montorfano. Ecco come si presenta a noi l'ultima cena dopo il restauro abbastanza recente. A questo punto incominciamo l'analisi con una frase di Papa Francesco, il quale ha detto: Gesù di Nazareth, con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio. Questo Gesù di Nazareth si caratterizza proprio per questo. Cioè, non è che dice questa frase, cioè, guardate che qualcuno mi tradirà, chi intingerà il pane nel mio stesso piatto mi tradirà. Adesso vi rivelerò chi mi tradirà. Ma non lo fa in maniera risentita, c'è l'atteggiamento, malgrado, insomma, come dire, la perdita di quelli, di alcuni, la parte consistente, se vogliamo, anche del colore, eccetera. Ma l'atteggiamento che voleva rappresentare Leonardo nel Cristo è rimasto. È quello che diceva Papa Francesco, cioè la misericordia, la donazione, il donarsi. Cristo che si dona, cioè che non ha paura. Cristo sa che sarà tradito, ma non prova odio, non prova risentimento. Cioè, quello che rappresenta il suo volto è una disponibilità a donarsi, un essere misericordioso, cioè aver pietà degli uomini. Ciao intanto a Loris, a Paolo, a Simone. Un'altra frase che probabilmente ha ispirato, come dire, Leonardo, è che prima delle famose parole nel Vangelo di Giovanni si dice: dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Cioè, Leonardo ha cercato di rendere questo stato, questo sentimento di profonda commozione. E poi però ci sono i gesti, e quelli comunque non sono secondari, ma ve l'ho già detto, questa apertura, no? Questa piramide, questa apertura delle braccia, no? Questa centralità del Cristo. I discepoli, dice sempre il Vangelo di Giovanni, si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Capite perché poi, insomma, nel gruppo appunto di come dire, di Matteo, di Simone lo Zelota, si guardano gli uni gli altri. Non l'ha inventato Leonardo, l'ha preso dal Vangelo. Si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. E infatti alcuni proprio chiaramente fanno capire con la loro gestualità: no, guarda Cristo che non sono io. Ma adesso approfondiamo. Proprio il primo gruppo, quello più vicino al Cristo, è quello forse dei tre personaggi principali, tre apostoli che assumono un ruolo di protagonisti, antagonisti anche nel caso di Giuda, fondamentali quindi nella vicenda, cioè Giuda, Pietro e Giovanni. Ve lo vedete questo gruppo come vicino a Cristo, alla destra del Cristo, dal punto di vista di Cristo, di Gesù, alla sinistra del Cristo dal punto di vista di noi spettatori, visitatori. Il volto dolce e dolente di Gesù, e a fianco a lui questi tre apostoli così importanti, perché c'è l'apostolo che lui amava, no? Giovanni, c'è Pietro, quello su cui si reggerà la sua chiesa, e c'è Giuda, tutti e tre insieme vicini. Infatti dice sempre Giovanni:
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. E infatti Giovanni viene rappresentato al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e Leonardo rappresenta proprio questo Pietro che con la mano sinistra fa un cenno a Giovanni. Di chi è colui a cui si riferisce? Allora, Leonardo ci rappresenta Pietro con la bocca aperta nel momento in cui sta pronunciando questa frase. Di chi è colui a cui si riferisce? Di chi sta parlando? Chi è che lo tradirà? Per caso sai chi lo tradirà? Cioè, con questa mano che quasi sembra voler dire a Giovanni, dimmelo, dimmelo. Non lo dico a nessuno, no? Chi è che lo tradirà? Per caso lo sai? Ecco, Giovanni, attenzione, eh? Giovanni invece mi ha detto che è caratterizzato da questo, che è più vicino a Gesù, è uno dei pochi che non fa gesti, non parla, non apre la bocca, perché Giovanni ha qualcosa di unico in questa ultima cena. Adesso lo vedremo perché. Approfondiremo indubbiamente il discorso. Però voi provate a vedere Giovanni e provate a vedere Gesù e capirete benissimo che cosa vi sto per dire. Guardate il volto di Giovanni, no? E paragonatelo a quello di Gesù. L'espressione è similare. È un'espressione di grande compassione, di grande misericordia. Mentre l'espressione di Pietro, di uno molto teso, molto preoccupato, di sai chi è? Per non parlare ovviamente della mano destra di Pietro. Cioè, mentre la mano sinistra gli serve quasi per acquattarsi, se possibile, in questa scena di affollamento, tra virgolette, acquattarsi con Giovanni per sapere se lui sa qualcosa. La mano destra di Pietro stringe un pugnale. Ricordiamoci che poche ore dopo Pietro userà quel pugnale per tagliare un orecchio a un soldato romano che era venuto a catturare Cristo. Cioè Pietro è quello che vuole risolverla anche se necessario con la forza. C'è qualcuno che vuole tradire Cristo? Lo facciamo fuori. È come se questo gesto, scusate, di questa mano che un po' nasconde il coltello, ma non riesce a nasconderlo del tutto, vuol dire questo, eh? Vuol dire, se qui c'è da menare le mani, io non mi tiro indietro. Scusate se ho banalizzato un po', no, ma è proprio questo l'atteggiamento, di Pietro, no? Lo vedete quelle, in basso a sinistra, quella mano che stringe un pugnale? È anche pericoloso, perché. Quasi quasi, non dico che tocchi un suo compagno lì dell'altro gruppo, ma quasi. E poi dopo, ad esempio nel Vangelo di Matteo, frase successiva di Cristo, colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Questa è la frase successiva. Noi siamo un centesimo di secondo prima, perché ancora non l'ha messa la mano nel piatto, ma la sta mettendo Giuda. La vedete la mano di Giuda? Che sta mettendo la mano nel piatto, in quello stesso piatto in cui la sta mettendo anche Cristo. La mano. E questo è il volto di Giuda, con quel naso un po' aquilino, con quelle fattezze che raffigurano comunque l'uomo del peccato, l'uomo del male, insomma, perché è preso dal male, perché lui si è lasciato prendere dal male, mentre abbiamo visto completamente diverso e soprattutto il voto di Giovanni. Pietro, che cosa dice Pietro? Ad esempio nel Vangelo di Luca. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Abbiamo detto, si presenta come un tipo deciso, deciso appunto fino alla morte, no? Vi ha spiegato prima, chi ha la mano sul coltello, che è disposto a tutto per difendere Cristo. Cosa gli risponde Cristo nel Vangelo di Luca? Gli rispose,
Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte avrai negato di conoscermi. No, è possibile. Ma oh, non ti tradirò mai. Passano poche ore, Cristo viene catturato, Pietro viene interrogato da una, due, tre persone e sempre dice no, io non lo conosco. Ma l'ho visto, tu eri un seguace, anzi ero uno dei suoi più fedeli. No, è la prima volta che lo vedo. Pietro rinnega, Pietro tradisce anche lui. Il punto non è della differenza, quindi non sta nel fatto che ha tradito di più o ha tradito di meno, ma nel fatto che ha più fede di Giuda, ecco, e quindi anche disposto a chiedere perdono a Cristo. Mentre invece Giuda è disperato e si toglie la vita. Ma torniamo a Giovanni, che ha un volto perfetto, un volto mansueto. Tutti, quasi tutti, sono presi da tensione dopo le parole di Cristo. Giovanni no. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, secondo Dan Brown, ha fattezze talmente perfette, lisce, da essere una donna invece che un uomo. E quindi, secondo Dan Brown, Leonardo da Vinci ci ha rappresentato Giovanni pensando a Maddalena. Queste sono le varie interpretazioni un po' esoteriche che sono molto alla moda, diciamo, no? A noi però interessa questa somiglianza fra Giovanni e Gesù. Andiamo avanti con l'altro gruppo vicino a Gesù, no? Alla nostra destra e alla sinistra di Cristo. È il gruppo di Tommaso, di Giacomo Maggiore e di Filippo. Tommaso è il famoso apostolo che poi, quando Gesù risuscitò, si fece vedere dai suoi compagni, disse: se non lo vedo, se non metto le mani nel suo costato, io non credo. Tommaso sembra, non sembra forse dire, proprio nel Vangelo di Matteo si dice che di fronte all'affermazione di Cristo, io so che uno di voi mi tradirà, prese la parola e disse: sono forse io, maestro? Sono forse io, maestro, quell'io lo rappresenta col dito alzato. Sono forse io, dito alzato, anche se voltato dalla parte del dorso della mano e non del palmo. Però è questo l'atteggiamento, no? Cioè, vuole rappresentare, Leonardo, questa frase che lui ha pronunciato. Sono forse io, no? E a fianco a Tommaso c'è Giacomo, Giacomo figlio di Zebedeo. E infatti Giacomo è il fratello di Giovanni, erano i due figli di Zebedeo, ai quali Giacomo e Giovanni diede il nome in greco di Boanerges, cioè figli del tuono. Ma è chiaro, è evidente che questo nome si attaglia più a Giacomo che non a Giovanni, perché abbiamo visto che Giovanni si presenta veramente quasi angelico, abbiamo detto. Angelico proprio nel senso proprio quasi senza sesso, non so, qui lasciamo il campo aperto, qualsiasi interpretazione. Giacomo invece sembra reagire con una certa determinazione, quasi come quella di Pietro. Non ci sono coltelli in mano a Giacomo, però il volto e anche la bocca aperta, no? Ben rappresenta un figlio del tuono. Cioè uno che è impetuoso, che non può rimanere indifferente di fronte a quello che sta dicendo Cristo, dico il Giacomo Maggiore. Anche in una bocca aperta nel senso di uno stupore. Com'è possibile, no? Uno di noi ti tradirà. Ma chi? Si fidavano gli uni degli altri, evidentemente chi tradiva era riuscito a non farsi scorgere, a non far capire che lo stava tradendo. Filippo, anche qui una frase evangelica: Signore, non sono io, non sono io. Tu lo sai che
Tu vedi il mio cuore puro, non sono io, vedi il mio cuore puro. Allora Filippo stavolta, a differenza di Tommaso che dice no, sono forse io, Filippo invece volge le mani verso il cuore. Tu vedi il mio cuore, lo vedi il mio cuore puro? Qui la fisicità, la frase è evidentemente una frase metaforica, come dire, vedi il mio animo, il mio atteggiamento puro. Ma lui, Leonardo, la rende con la fisicità del gesto che indica il cuore proprio, cioè Filippo che indica il suo petto. Guardatelo, Filippo, all'interno di questo gruppo, come chiaramente indica il petto, mentre chiaramente Giacomo con le mani così allargate è figlio del tuono che dice, cioè che indica uno stupore, ma è possibile, aprire la bocca in questo modo, quasi vuole indicare anche scandalo, no? Eccolo qua ancora, Filippo. Anche lui con un volto, un atteggiamento di grande partecipazione, di grande commozione. Cioè, tu lo sai, non posso essere stato io. È un volto che rappresenta davvero la frase. Non posso essere, tu lo sai, conosci il mio cuore, non posso, non sono io. Cioè si mette in discussione. La cosa importante è questa, di fronte alla frase di Cristo ci si mette in discussione. Praticamente l'unico che non si mette in discussione è proprio quello che invece lo tradisce. Giuda ha un atteggiamento che sembra senza sentimenti. Anche Giovanni ne abbiamo detto, ma Giovanni nel senso che, come dire, è comunque superiore, perché prova amore, senz'altro, però non si lascia trasportare da passioni umane, Giovanni, perché è quasi un essere divino già, Giovanni, è il discepolo amato da Cristo, no? È quasi già imitazione di Cristo, l'abbiamo già detto, nel modo in cui lo rappresenta, Giovanni. Ma tutti gli altri invece fanno capire i loro moti dell'animo. Eccolo ancora questo gruppo qua di Tommaso, Giacomo Maggiore e di Filippo. Bellissimo questo sguardo di Filippo. Guardiamolo ancora un po' di volte, senza neanche il nome, no? Proprio per provare a immedesimarci nel suo atteggiamento, nel suo sentimento. Che sia io. E guardiamo invece il volto di Giuda. Cioè, è freddo. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Cioè, Giuda ha preso il boccone nel piatto di Cristo, ormai è chiaro, è evidente, è stato lui a tradire. Cristo, a questo punto, si rivolge a lui in maniera franca, cioè aperta, dice: quello che vuoi fare, fallo presto. Come dire, è già tutto segnato, predestinato. Vedo che non ti ho scalfito minimamente. Non c'è stato, soprattutto in questi anni che siamo stati insieme, tu non ti sei fatto coinvolgere, cambiare da questo incontro con me. E allora vai avanti, cioè, hai preso una strada diversa, hai fatto una scelta. Vai avanti per questa strada, fallo presto. Eccolo qua, il volto di Giuda di cui vi parlavo prima. Certo, fisso nei confronti di Cristo, ma non modificato da quello che dice Cristo. E ritorniamo al gruppo di Tommaso, di Giacomo e Filippo che abbiamo appena finito di analizzare, per invece adesso interessarci a un gruppo che si trova all'estrema sinistra dal nostro punto di vista, estrema destra dal punto di vista di Cristo, cioè il gruppo di Bartolomeo, Giacomo Minore e di Andrea. Eccoli qua, più da vicino, Bartolomeo, Giacomo Minore e Andrea. Senza i nomi, guardiamoli, cerchiamo di intuire che cosa esprimono con i loro sentimenti e lo possiamo capire dai gesti, ad esempio, di Giacomo Minore e di Andrea.
Però iniziamo dal primo a sinistra, che è Bartolomeo. Il volto segnato ancora da un'ultima giovanile freschezza, che sta per cedere al tempo maturo, è teso e accigliato, il collo è allungato e gonfio di drammatica forza, lo sguardo è bloccato, immobile, attratto e afferrato ormai dal volto di Cristo. Questa volta le parole sono del nostro Guido Bandinelli, cioè di questo priore domenicano della chiesa del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Cioè, lui ci vuol far capire questo. Comunque Bartolomeo è giovane, però queste parole che sta pronunciando Cristo non lo rendono indifferente, cioè non lo lasciano, volevo dire, indifferente. È teso, è accigliato, preoccupato. Il collo è allungato. Guardate, lo vedete il collo allungato di Bartolomeo? Cioè è teso verso Cristo, no? Dice Bandinelli. Gonfio di drammatica forza, lo sguardo è bloccato, immobile, attratto e afferrato ormai dal volto di Cristo. Cioè, Bartolomeo rappresenta chi è entusiasta di aver seguito Cristo e quindi preoccupato adesso delle parole che sta dicendo lui agli apostoli. Ecco, guardiamolo, osserviamolo, questo volto di Bartolomeo, malgrado, insomma, come dire, la sgranatura del tempo dovuta alla tecnica pittorica approssimativa ovviamente dal punto di vista del materiale, diciamo così, della durata nel tempo, non dal punto di vista, perché Leonardo è quello che è il primo che ti rappresenta un'ultima cena, non secondo un dettame tradizionale, ma ti rappresenta l'ultima cena in questo modo straordinario, rendendoci i sentimenti. Poi abbiamo Giacomo di Alfeo, detto anche Giacomo minore. Lo sguardo di Giacomo il minore si fa compassionevole nei confronti del maestro e già partecipativo del suo dolore. È come se volesse dire: Giacomo, ti sta succedendo qualcosa, io ti sono vicino, io non ti lascio solo. Guardiamolo per un attimo, questo volto di Giacomo. C'è anche la mano di Giacomo, se non ve la ricordate, no? Che indica questa tensione verso il Cristo, no? Cioè la mano che compare da dietro il corpo di Andrea verso quello di Pietro, no? E anche la mano tende verso Cristo, non solamente il volto. E poi abbiamo Andrea. Andrea con questo atteggiamento strano delle mani, che rimane improvvisamente bloccato, come di ghiaccio, sospeso nel suo interiore tumultuoso interrogarsi. Come quando noi per un attimo tratteniamo il respiro. Ecco, Andrea ci dà questa impressione di uno che ascolta questa frase di Cristo, trattiene per un attimo il respiro e allunga le mani avanti, no? Come per fermare, no? Questa dramma che si sta per realizzare. E adesso andiamo a vedere l'ultimo, intanto l'ultima volta che guardiamo il volto di Andrea, che dovrebbe farci capire appunto questa espressione attonita. Andiamo a vedere l'ultimo gruppo, soprattutto a 3, a 3, a 3, abbiamo visto, no, gli apostoli, che è quello proprio di quelli che si guardavano l'un l'altro, no? Chi si guarda l'un l'altro? Si guarda l'un l'altro, proprio quasi resa pittorica del verso evangelico. Matteo, Giuda Taddeo e Simone lo Zelota si guardano l'un l'altro, no? È come se ci fosse una discussione fra di loro. Che peso dare alle parole che ha pronunciato Cristo? Dobbiamo agitarci oppure dobbiamo agitarci, dobbiamo intervenire, come suggerisce probabilmente Matteo, e Giuda Taddeo sembra dire a Simone lo Zelota: ma hai visto, hai sentito, no? Con questa mano qua che dice questo gesto, questa gestualità quasi napoletana, no? Ma hai sentito cosa ha detto Cristo? E Simone lo Zelota invece che con queste mani dice: noi dobbiamo fidarci di lui, ci siamo fidati di lui fino ad adesso, non dobbiamo preoccuparci. Ma procediamo con ordine, guardiamolo questo gruppo senza i nomi, così cerchiamo di intuire
che cosa si stanno dicendo fra di loro? Matteo, Giuda Taddeo e Simone lo Zelota. Giuda Taddeo, che è da distinguere ovviamente rispetto a Giuda l'Iscariota. Chiamiamolo anche semplicemente Taddeo. Incominciamo da Matteo. Non dobbiamo dimenticarci cosa aveva detto il Vangelo nel momento in cui Matteo era diventato un apostolo, un discepolo. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Era stata questa sua, non dico istintività, ma questa sua folgorazione che aveva fatto sì che lasciasse il suo lavoro, no? E che diventasse discepolo di Cristo subito. Egli si alzò e lo seguì, senza star lì troppo a pensare, a riflettere. Adesso sembra reagire più o meno nello stesso modo. Eccolo qua, Matteo. Come possiamo restare indifferenti, insomma, di fronte alle parole che ha appena pronunciato Cristo? Dice Bandinelli: "Gli occhi rispecchiano la paura improvvisa di perdere quel maestro che non lo ha giudicato per il suo truffaldino lavoro. Infatti, il lavoro di esattore delle tasse era metà fra la legalità, perché di fatto era un burocrate, un funzionario, e l'illegalità, perché erano tanti i soldi che l'esattore si intascava di più, insomma, di quello che poteva essere un semplice ruolo di burocrate. Gli occhi rispecchiano la paura improvvisa di perdere quel maestro che non lo ha giudicato per il suo truffaldino lavoro, ma semplicemente chiamato e amato da subito, trasformando e arricchendo la sua vita di ben altre monete rispetto a quelle che aveva accumulato lui in precedenza." E qui ovviamente ci viene in mente il quadro famoso di Caravaggio della vocazione di San Matteo. Guardiamolo per un attimo, il volto di Matteo. Tutto anche lui teso e come se con l'espressione del volto ci dicesse: non possiamo restare indifferenti. Guardiamo adesso la differenza fra il Matteo come si presentava prima del restauro e Matteo dopo il restauro. Se guardate, prima del restauro, ad esempio, il manto sembrava molto più colorato, sì, però era di un colore che era stato giustapposto secoli e secoli dopo e non da Leonardo. E anche il volto non aveva quell'aspetto così naturale che hanno i volti di Leonardo. Più squadrato, insomma, no? Nelle mani di questo pittore meno aggraziato di Leonardo, che era stato chiamato per dargli un po' di colore a sto benedetto affresco che era sempre più sbiadito. Giuda Taddeo mostra grandissima sorpresa, incertezza e sospetto, un movimento che talvolta si osserva nella vita quotidiana quando in circostanze inaspettate si esclama: "Non l'avevo detto." Lui ha la mano così. La mano così di Giuda Taddeo è come la mano di uno che dice: "Ma non te l'avevo detto che forse c'era un traditore fra di noi? Forse non l'avevo sempre sospettato, non l'avevo sospettato prima." Ecco, guardate il movimento della mano di Giuda Taddeo e provate a immaginare questa frase. Provate a immaginare che lui esprima la frase: "Ma l'avevo detto io, l'avevo detto." È un piccolo discorso a tre, è probabilmente fra i vari, come dire, tri, ecco, questi gruppi di tre apostoli che abbiamo visto, questo è il più particolare, perché sono quelli che parlano fra di loro, no? E quindi che cosa si dicono? Noi, in base a quello che ha dipinto Leonardo, possiamo immaginarlo. L'avevo detto. E Simone lo Zelota? Beh, Simone lo Zelota è l'unico a rimanere così fermo al proprio posto. Cioè, non c'è un moto del corpo, così apparentemente fuori dallo scoordinato agitarsi di tutti. Così, a prima vista, è il più distaccato, il più freddo in questo decisivo momento per le sorti del maestro.
punto di domanda, perché potrebbe essere invece anche un altro modo di vedere le cose, cioè di non lasciarsi trasportare dall'istinto. Eccolo qua. Purtroppo il volto di Simone da Zelota è uno di quelli che ha dovuto scontare maggiormente il passare del tempo. Stavolta veramente non riusciamo a percepire i moti dell'animo dagli occhi, perché, ahimè, gli occhi, il volto in genere, sono ormai troppo, sfiancati dal tempo. Anche in questo caso, il pittore chiamato aveva dato un suo tocco, insomma, al volto di Simone lo Zelota. I restauratori recenti hanno detto: no, dobbiamo togliere questi particolari del volto perché non erano di Leonardo. Noi riusciamo a capire che appartengono a un altro periodo storico, no? In cui qualcuno ha sovrapposto un qualcosa al volto. È meglio se lo lasciamo senza volto qua. È quasi un uomo senza volto, Simone lo Zelota. Piuttosto che stare a restaurarlo in maniera invasiva, come avevano fatto nei secoli precedenti. Benissimo, e con Simone lo Zelota abbiamo terminato la nostra riflessione sul Cenacolo di Leonardo. È arrivato pertanto il momento per noi di leggere i commenti che si trovano su YouTube. Audio assente, audio tornato, che vuol dire tecniche poco resistenti al tempo. Non è una tecnica a fresco, ma è una tecnica all'asciutto. È come se uno dipingesse sul muro, una volta che l'intonaco ormai si è consolidato nel muro. È chiaro che il colore non rimane, non permane. Che differenza passa fra frati francescani, questo dovremmo leggere, l'undicesimo e il dodicesimo del Paradiso di Dante. Comunque, sintetizzando enormemente, i frati francescani si caratterizzano maggiormente, lo dice Dante, anche per l'ardore di carità, mentre i frati domenicani, invece, domenicani, si caratterizzano maggiormente per il loro ardore di teologia, ardore di cultura, ardore, lo sappiamo, anche di lotta contro le eresie. Che differenza passa tra beatitudine e aureola? L'aureola è una rappresentazione di quella che è la beatitudine. Mi sa che dovremmo fare una live sui 12 apostoli. Interessantissimo lo schema dei nomi di essi, assolutamente. Grazie, from Brazil. Scusate, from Brazil. Alla portoghese, non all'inglese. 16-18, infatti, il nostro amico che ci ha seguito dal Brasile. Cosa svolge esattamente il burocrata? Ah, sì. Matteo è esattore delle tasse, abbiamo detto, quindi che fa parte della burocrazia imperiale. A dire la verità, non è che fosse veramente un burocrate, si dice burocrate dell'impero romano, perché in genere gli esattori delle tasse erano persone abbastanza ricche che anticipavano i soldi delle tasse all'impero romano, cioè dicevano: datemi la concessione di questo appalto, che io possa riscuotere le tasse in questa città. Io anticipo i soldi che voi mi presumete, come minimo, insomma, voi possiate raccogliere come tasse, come tributi in questa città. Ve li do io. Così voi, cari romani, caro imperatore romano, siete esentati da dare uno stipendio, a avere una burocrazia costosa, eccetera, a dover pagare la pensione agli esattori delle tasse. Ci penso io. Io vi do subito i soldi per l'erario, per il tesoro dello Stato. In cambio però mi date l'opportunità di passare per le strade, nelle case, nelle famiglie, a riscuotere le tasse per conto vostro. Chiaro, evidentemente, che se il nostro Matteo dava 100 a Roma, all'impero romano, in anticipo, e l'impero romano era contento di prendere questi 100, quando invece passava per le case della gente, il nostro Matteo ne prendeva 1000. Cioè, insomma, decuplicava i suoi guadagni, andava in giro a prendere le tasse per l'imperatore, ma ormai, una volta che aveva era passato per un po' di case,
e aveva già raccolto il cento che aveva anticipato l'impero, tutto quello che veniva in più se lo intascava lui. Ecco esattamente cosa svolge il nostro Matteo come lavoro, almeno cosa svolgeva prima di decidere di lasciare tutto e questa luce, no? Ricordate di Caravaggio, e di seguirlo. Anche se non c'entra nulla, grazie per la sufficienza in italiano, prof. Prego, Achille Pagliuca. Mettici un po' di più di tuo, dai, vedrai che prenderai un po' di più della sufficienza. Grazie dei chiarimenti, come sempre, un gran bel esempio chiaro e esaustivo di come si fa insieme storia dell'arte in un modo appunto popolare, chiamiamolo così. Non sono, come dire, l'ho già spiegato l'altra volta. È vero, ho studiato storia dell'arte con Paolo Biscottini al liceo Beccaria di Milano, che è poi anche un accademico, storico dell'arte accademico. Ho studiato storia dell'arte con Miklos Boskovits all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ma poi mi sono laureato semplicemente in lettere moderne sulla storia del teatro e ho fatto il professore di lettere per 40 anni circa, senza insegnare neanche mezz'ora di storia dell'arte. Però evidentemente è qualcosa che mi appassiona. E volevo trasmettervi questa passione.